Luciano Pignataro del Mattino. Ciao Luciano, buongiorno. Ciao, buongiorno ragazzi. Allora, sì, tutto bene. Dici la tua su questa vicenda che oggi, insomma, stiamo dimensionando nella maniera giusta, insomma, con Luca Vissani che specifica, con Valerio Visintin che dice la sua, con Veronica Carnebianca della Puntarella Rossa che ha raccontato anche come è andata anche con la loro testata. E Luciano Pignataro che ne pensa sulle donne in cucina? Ma che cosa vuoi che ne possa pensare? Penso che Gianfranco ama fare delle provocazioni e poi ha pure dato delle motivazioni un po' tecniche che sono un po', come dire, io non sono un cuoco, quindi non sono in grado di valutarlo. Da cliente, da frequentatore di ristoranti, sinceramente io penso che ci sia bisogno di più donne in cucina, non di meno donne in cucina. Sono più concentrate in genere sul prodotto, sono più capaci di andare incontro ai desideri del cliente e sono in genere, è chiaro che come ogni discorso generalista c'ha delle eccezioni, ma in genere sono meno autoreferenziali, soprattutto quando parliamo di giovani generazioni, quelle rovinate da MasterChef, per capirci. Hai ragione. Questo è un argomento che poi toccheremo. Te ne posso raccontare, ciao Luciano, te ne posso raccontare a decine, Luca Vissani, sì. A decine di ragazzi fermi al palo, anche le ragazze per carità, ma anche a decine di ragazzi fermi al palo che pensano a fare la ristorazione in termini di pettinare le bambole, capito che cosa devo dire? Quando la ristorazione è ben altro, insomma. È ben altro. Poi io voglio anche dire forse una grandissima banalità, ma dietro ogni grande banalità c'è anche un fondo di verità. Cioè, il concetto di nutrizione è tutto femminile, cioè, certo. Quindi c'è questo elemento in più che si avverte quando dentro una cucina ci sta una donna, cioè c'è un elemento, sarà una suggestione psicologica, non so come spiegarlo, ma sicuramente io mi sento molto più a mio agio, ecco, quindi mi sento questo più al centro. Secondo me vale anche per la cucina, ma vale anche per la sala, ve lo dico con chiarezza, perché le donne ha quella sensibilità, la donna non tutte, però la sala, parte... secondo me la donna in sala ha sicuramente un quinto in più per quanto riguarda non l'estetica. C'è dubbio. Come quando parliamo di case abitate da soli uomini, manca sempre il dettaglio, manca sempre il particolare. Però è anche vero che invece per la sala noi abbiamo grandissimi, ecco qua vedo meno differenza, grandissimi ospiti, insomma, capaci di fare di tutto di più, insomma, ecco qua vedo una differenza meno pronunciata che in cucina. Allora, dai, Enrico, Francesco, vogliamo andare sui numeri, credo. Io ho paura, però, a parlare di questa inchiesta che ho fatto ieri, perché rilanciamo la polemica, perché poi sono proprio i ristoratori che non prendono le donne. Perché ti dico che... Ma questo, Enrico, scusa se ti interrompo, vai. Io credo che questo sia un problema generale, non è che è un problema solamente riferito alla gastronomia. Ma pensa alla pasticceria, per esempio. Io ci riflettevo perché ho passato, oggi ho lavorato uno speciale per il mio giornale, il Mattino, sui panettoni, abbiamo fatto un poco una mappa, una collega Santa di Salva ha fatto una mappa di tutti i vincitori, c'è una sola donna che si chiama Carmen Vecchione che ha avuto un buon posizionamento a uno dei 100 concorsi che si fanno sui panettoni e in un mare di uomini, cioè nel settore pasticceria questa cosa è addirittura ancora più accentuata, se vogliamo, rispetto alla cucina. Allora, però ti dico, Luciano, com'è la situazione. Noi abbiamo chiamato 10 ristoranti solamente di alto livello. Siamo partiti 2-3 stelle Michelin, 2 con 2 stelle, 2 alberghi di 5 stelle lusso. Abbiamo trovato un totale di 160 persone in cucina. Questa inchiesta abbiamo fatto, comunque è certificata, l'abbiamo agli atti. 127 sono gli uomini, le donne sono totali 33, di cui 16 sono in cucina e 17 in pasticceria, che dobbiamo dire agli ascoltatori, la pasticceria è un altro lavoro rispetto alla cucina, Francesco, perché non c'è caldo,
non ci sono i pentoloni, lavori un lavoro diciamo più divertente, molto molto più leggero. Quindi quello che ha detto Vissani, non mi dire che fra questi Casa Vissani è quello che c'ha più donne, sì, perché sennò viene giù tutto il cappello. No, ti dico, no, non sto scherzando. No, guarda i numeri, se tu dici metà, qui siamo anche all'85%, sono tutti maschi. No, quindi quello che ha detto Vissani... Puntarella rossa! Il prossimo anno lo facciamo insieme il calendario! Con chi? Tutti maschi? Non ho capito. No, maschi... Maschi e donne, maschi ci e abbracciamo! No, però questa è una riflessione. Valerio, che ne pensi di questi dati che ti ho elencato? Penso che fotografano perfettamente la realtà, che va anche al di là delle dichiarazioni poi pubbliche, perché in realtà è così, insomma, spesso le donne vengono emarginate in pasticceria perché c'è questa mentalità maschilista, insomma, è inutile negarlo. Del resto, non so, adesso se parliamo di sala, quanti maître di ristoranti famosi sono donne? Uno. Pochi. Sì, ancora meno, quindi ancora pochi. Meno. Pochi perché anche lì abbiamo questo problema sempre legato alla società come la cucina, perché una donna che impartisce comandi, no? E purtroppo rispetto a un uomo ha queste difficoltà, ma con questo non voglio dire che ha difficoltà la donna, ha difficoltà chi non le comprende le disposizioni, perché qualsiasi persona stia al di sopra, che sia più giovane, che sia più vecchia, che sia una donna, che sia un uomo, dal momento che è al di sopra, quindi è il maître e dà disposizioni, gli altri che sono sotto le devono prendere, le devono fare, spesso e volentieri non le fanno. Veronica, ti volevo chiedere una cosa a te. Quando ci chiamano a scuola alberghiera, Francesco, ci chiamano i ristoranti, sì, importanti e no. Comunque, se è possibile un maschietto, che facciamo? No, dico, poi questo pseudo-razzismo parte proprio direttamente dai ristoranti, Veronica. Beh, è un po' uno stereotipo, ma come stavamo dicendo, non è solo un problema della ristorazione, è un po' un problema in generale, magari, non so, nella fattispecie italiana, un po' di arretratezza mentale su questo fronte, ma sono stereotipi classici, come, non so, anche se andiamo in Medio Oriente, prendiamo le donne alla guida e diciamo ci lamentiamo perché le donne guidano male o non ci sono, grazie, hanno preso la patente, gliel'hanno permesso un paio di anni fa, o che ne so, qualsiasi ambiente lavorativo prendete qui in Italia, è innegabile che comunque sia ci sono tantissimi stereotipi, ma la colpa in primis appunto è delle persone in generale, di una mentalità che si spera, auspichiamo tutti quanti, cambi presto. Sì, io guardo, sì, in virtù del vero chiedo il maschietto, ma non perché perché è un problema di camere per farli alloggiare. Sì, anche questo è vero. Capito? Io personalmente voglio spezzare un'arancia per chi ha questo tipo di problema come me, perché a volte giustamente le donne non possono, per me, condividere una camera con un uomo, ok? Già, però se ci sono altrettante donne possono condividerla con altre donne. Esatto, sì, esatto, però se in quel momento io la casa ce l'ho prevalentemente da uomini, in quel momento magari ho un posto, due posti letto all'interno di una camera dove ci sono tutti maschi, allora è chiaro che chiedo il maschietto, ma non lo chiedo perché, oddio, no? Cioè c'è questa cosa, semplicemente per un perché la donna non è in grado, lo chiedo semplicemente per un discorso di fattibilità, perché pratico. Poi si arriverà posso mettere un una giorno donna in mezzo agli uomini, insomma, ecco. Così. Poi dipende sempre dagli uomini, insomma, anche, no? Perché ci sono degli uomini che sono algidi, quindi anche algidi, con una donna a fianco. Francesco, mi hanno scritto 7 ristoranti hanno solo maschi in cucina.